rivoluzione. Questo l'imperativo che i tecnici Kawasaki hanno voluto per presentare i modelli in verde 2009 dedicati alle categorie MX2 ed MX1. E guardando il bagaglio tecnico che portano in dote queste ruote tassellate, non è certo difficile crederci. Lei, la KX250F, è tutta nuova e guadagna il telaio perimetrale in alluminio più snello, il motore più reattivo, messo a punto per migliorare le prestazioni agli alti regimi, il sistema di scarico in titanio a sezione conica allargato da 35 a 45 mm e studiato per migliorare la risposta del motore su tutto l'arco di utilizzo. La forcella con rivestimento in titanio a basso attrito, la prima a due ruote della sua classe ad adottare questa soluzione costruttiva. E ancora il gruppo cambio frizione tutto nuovo, studiato per innesti più fluidi, la riduzione della quantità di olio motore da 1,5 a 1 litro, fattore che contribuisce a diminuire ulteriormente il peso complessivo della moto. Un aspetto a cui concorrono anche le valvole in titanio e il nuovo forcellone, che sottrae anche altri 400 grammi rispetto al precedente modello, e i vari componenti derivati direttamente dal reparto corse Kawasaki, come i freni, la forcella a doppia camera Showa, l'ammortizzatore posteriore con compressione a doppia regolazione per le alte e le basse velocità. È veramente eccellente questa moto. Direi che la posizionerei quasi al vertice della categoria. Il motore va veramente forte, facile da guidare, è molto stabile. L'altra invece, la 4,5, guadagna anche lei un nuovo telaio perimetrale in alluminio, rivisto completamente nella struttura e alleggerito di un chilo rispetto al precedente, e il motore, ex novo anche lui, caratterizzato da valvole in titanio, dal maggior rapporto di compressione, dal pistone quasi verticale per massimizzare la trazione, e alimentato adesso tramite sistema di iniezione. Soluzioni volute per aumentare maneggevolezza e erogazione ai bassi regimi, con un arco di utilizzo più sfruttabile su tutta la curva di coppia. Tutto unito al nuovo sistema di decompressione automatico, prezioso aiuto nell'avviamento a caldo. E ancora, come per la sorellina da quarto di litro, il nuovo forcellone più leggero con punto di fulcro sul telaio posto più in alto, la frizione completamente nuova sviluppata direttamente da quella che equipaggia la potente ZX10R. Per quanto riguarda il capitolo sospensioni, arriva un mono Kayaba da 50 mm di diametro e la forcella con camere separate per l'olio e l'aria, sempre Kayaba, rivestita nella superficie esterna degli steli con carbonio diamantato per diminuire l'attrito. L'iniezione sotto rende la moto più dolce, è leggermente più maneggevole dell'anno scorso. Non è molto... Non si nota tantissimo, ecco cosa voglio dire. Quello che si nota è questa rotondità del motore che permette chiaramente di usare una marcia sola, metti la terza e fai molta strada col terzo rapporto, cosa che non ti costringe a mettere la seconda e cambiare subito in quarta, stanca meno. Due novità golose quindi, dedicate a chi dalla moto cerca forti emozioni. Nuove in tutto e per tutto per le due KX250 e 450, non si conoscono ancora i prezzi, che dovrebbero comunque non discostarsi molto dai modelli precedenti.